Buonasera a tutti gli aretini che sono con noi per questa 187esima puntata della diretta col sindaco che abbiamo dovuto rimandare lunedì scorso in quanto c'è stata la riunione di saluto del prefetto con le cariche istituzionali e non del prefetto Palombi che ci ha lasciato ieri e non potevo mancare, quindi per questo che ho rimandato ad oggi la nostra conversazione. Tra parentesi, questa mattina ho conosciuto il nuovo prefetto, la dottoressa Maddalena De Luca, che proviene dalla prefettura di Rovigo e che starà con noi per i prossimi anni. E quindi abbiamo un prefetto che ci seguirà in tutte le nostre vicende in questo periodo certamente non facile per le nostre comunità. Veniamo, sapete benissimo che questa è una trasmissione legata sostanzialmente alla indicazione sui dati che si ricavano a livello locale, provinciale, ma anche ci siamo procurati quelli regionali e nazionali sull'andamento della diffusione del contagio da Covid-19 e poi faremo anche un focus particolare sulle vaccinazioni, sugli esiti delle vaccinazioni in termini di possibilità di muoversi o non muoversi. Cominciamo dai dati che come sempre sono il nostro punto di partenza. Ora noi non ci vediamo da un po' di tempo, io ve li ricapitolo diciamo negli ultimi giorni, quelli più recenti e quindi diciamo da lunedì 24. Lunedì 24, quando ci dovevamo vedere, non ci siamo visti, avevamo avuto 5 contagi in città e 29 in provincia. Poi il giorno successivo, ieri, martedì 25, 11 contagi in città, 32 in provincia. Oggi, mercoledì 26 maggio, 7 positivi in città di Arezzo, nel comune di Arezzo e 29 in provincia. Con questi due numeri e con quello che ha preceduto, si arriva ai totali generali da inizio pandemia di 7.179 contagiati nel comune di Arezzo e di 20.912 in tutta la provincia. L'altro numero che sapete a questo punto io vi riferisco sempre è quello dei contagi negli ultimi 7 giorni riferiti a 100.000 abitanti, che per il comune di Arezzo sono 71 e altrettanto 71 sono per la provincia di Arezzo. Ora, questi due numeri sono, come vedete, molto, molto inferiori a quella soglia di 250 contagi per 7 giorni per 100.000 abitanti, che è il limite posto dal Ministero della Salute è uno dei 21 parametri sui quali si basa la classificazione cromatica delle nostre regioni e delle nostre province. Veniamo al dato regionale. Bene, nelle ultime 24 ore c'è stata una diffusione di Covid-19 nella nostra regione di soli, posso usare questo termine, 258 positivi, sono veramente pochi, eravamo abituati alle migliaia nelle settimane passate. Con questi 258 il totale generale regionale passa a 240.192 contagiati da inizio pandemia. L'altro numero interessante, soprattutto se confrontato con i nostri valori di 71 di comune e provincia, è il numero di contagiati per 7 giorni per 100.000 abitanti, che per la regione Toscana è addirittura meglio che per il comune e la provincia di Arezzo, perché è pari a 65 contagi, ripeto, per settimana per 100.000 abitanti. Quindi la regione è in questo momento saldamente in zona gialla, così come tutte le regioni italiane. A questo punto l'Italia è tutta tinta di giallo. Andiamo a vedere i dati nazionali, anche questi interessanti per capire qual è il trend che dobbiamo aspettarci poi nelle prossime giornate anche a livello locale. Grazie alla regia di Gianni Rossi, l'abbiamo già in sovraimpressione, vediamo che i nuovi casi giornalieri in Italia sono 3.937, che portano il totale nazionale a 4.201.827. I deceduti, ancora un numero molto alto, ma certamente inferiore alle diciamo, le centinaia a cui eravamo abituati fino a poco tempo fa, sono 121 gli italiani che non ci sono più per effetto di coronavirus. E il totale generale nazionale da inizio pandemia è di 125.622 decessi. I dimessi o guariti sono 11.930, gli attualmente positivi meno 816. Chiedo a Gianni Rossi di farci vedere il grafico che vi faccio sempre vedere a questo punto e che ci dà l'andamento nel tempo dei dati nazionali, dei dati nazionali. Ecco, il dato nazionale rilevante per noi è quello rappresentato dal grafico a pallini rossi che dà i casi totali. Come vedete, i casi totali sono in diminuzione nell'ultima mesata con una certa, diciamo, omogeneità di risultato, non con una pendenza della curva, così come è stato
tra novembre e la metà di dicembre, ma certamente comunque in discesa, senza riprese, ed è il grafico rosso. Il grafico verde dei guariti dà anch'esso un valore in diminuzione, gli attualmente positivi rimangono nell'ultima settimana sostanzialmente costanti. Chiederei adesso a Gianni Rossi di farci vedere il grafico del rapporto positivi su tamponi, anche questo ci dà delle indicazioni interessanti. Vedete come negli ultimi giorni, guardiamo dal 20 maggio in poi, c'è un picco il 19 con un 15,42 nei diagrammi celesti, diciamo accompagnato da un picco di 8,14 grafico viola. Per chi non ci avesse seguito da tanto tempo, ricordo che i due grafici, la serie celeste rappresenta il rapporto positivi diviso tamponi di due giorni prima, perché questo è l'intervallo temporale che serve per processare quei tamponi, mentre il viola è semplicemente i positivi di oggi diviso i tamponi fatti oggi, il cui risultato però conosceremo fra due giorni. È evidente che in caso di costanza del numero di tamponi nel tempo, i due grafici sono perfettamente sovrapponibili. Nel caso in cui, come spesso avviene, l'andamento dei prelievi dei tamponi è oscillante, vengono fuori dei dati non omogenei nella stessa giornata, perché riferiti a due basi dati diverse. Ma se prescindiamo da questa grande differenza che c'era il 19 maggio tra i due dati, e con un picco sul grafico celeste che è quello che rappresenta i positivi del 19 rispetto ai tamponi fatti il 17, ecco, se prescindiamo da quello e andiamo avanti nel tempo, vedete come i dati più o meno si assomigliano tutti: 4,44 rispetto a 4,50, 3,85 rispetto a 4,15, quindi tutti più o meno simili, e soprattutto con un andamento decrescente nel tempo. Questo è fondamentale. Le due rette, quella a trattini rossi che rappresenta l'interpolazione lineare del grafico con le colonnine celesti, e il grafico, la retta verde che rappresenta l'interpolazione sempre lineare del diagramma rappresentato dalle colonnette viola, sono quasi sovrapponibili fra loro e mostrano una chiara, evidente tendenza alla diminuzione. Quindi siamo relativamente ben instradati sulla nostra battaglia al Covid-19. In questa battaglia ci stanno aiutando due fattori, certamente entrambi da tenere nella giusta considerazione. Di uno chiederei a Gianni Rossi di farci vedere il grafico, ed è questo: il sistema vaccinale italiano. Bene, in Italia a oggi sono state somministrate 32 milioni di dosi. Ricordo che non ieri, ma lunedì, il numero di italiani compiutamente vaccinati, quindi che hanno subito anche la seconda dose sia di Pfizer che di AstraZeneca, o comunque la dose unica di Johnson per chi ha fatto Johnson, dava un valore ben diverso da questo, e cioè di circa 10 milioni di italiani, quindi un sesto della popolazione nazionale. I 32 milioni sono le dosi materialmente somministrate agli italiani, per effetto della presenza delle seconde dosi è un terzo di questi che a oggi ha compiutamente esaurito il tema dei vaccini. La Toscana ha somministrato 1.970.000 dosi circa rispetto ai 2.192 consegnate dal Ministero della Salute. La percentuale toscana è 89,9, quasi 90%, si allinea abbastanza bene con i valori delle altre regioni. Con questo abbiamo concluso sul tema dati e contagi. Dicevo che due sono le caratteristiche che in questo momento aiutano a tenere basso il sistema contagi. Uno sicuramente è il sistema vaccinale di cui abbiamo appena parlato, il secondo è il fatto che è scoppiata sostanzialmente l'estate, quindi è cominciato il caldo, si respira un'aria decisamente migliore rispetto all'inverno e all'inizio primavera. Questo comporta il fatto del miglioramento delle condizioni delle prime vie aeree dei cittadini, che quindi sono meno sensibili ad accogliere il vaccino e comunque a produrre, scusatemi, vaccino, il virus, e sono meno sensibili all'infezione che si crea proprio alle prime vie aeree. Quindi diciamo che la popolazione sta mediamente meglio, e quindi questo è un motivo per cui il virus lascia meno contagi, anche se continua a potersi diffondere. Leggiamo adesso insieme i dati che ci pervengono dall'azienda sanitaria.
Oggi in Toscana Sud-Est sono stati individuati 83 nuovi casi di positività, di cui abbiamo visto 29 nella provincia di Arezzo, 23 nella provincia di Siena e 31 nella provincia di Grosseto. Se guardiamo il dato all'interno della nostra provincia, vediamo che il capoluogo Arezzo ha, come abbiamo visto, 7 casi nuovi, seguito da Sansepolcro che ne ha 5, seguito da San Giovanni Mardanno e Civitella in Valdichiana che hanno 3 nuovi casi, tutti gli altri comuni o 2 o un caso. Altro dato interessante per noi particolarmente positivo è la degenza Covid del San Donato di Arezzo che continua a diminuire, oggi sono 48 i letti occupati, altrettanto si può dire della terapia intensiva del San Donato, i posti letto occupati sono 10. Ricordo che questi 10 vanno poi mentalmente paragonati con i 24 letti disponibili in terapia intensiva, quindi abbiamo ancora una significativa possibilità di ricoverare persone se ci dovessero essere conseguenze gravi per l'affezione da coronavirus. E questo è uno dei parametri, insieme al numero di contagi per 7 giorni per 100.000 abitanti, che contribuisce a formare il giudizio del Ministero della Salute su un certo territorio, cioè la capacità di svuotamento più o meno rapida delle terapie intensive e dei reparti Covid della nostra provincia e della nostra regione. Bene, il numero di tamponi effettuati in provincia di Arezzo oggi 793, in provincia di Siena 912, in provincia di Grosseto 581. Le persone positive in carico nella nostra provincia sono 933, di cui a domicilio 738, a cui vanno sommati le persone, contatti stretti di caso, che comunque fanno una quarantena domiciliare e che sono 2807. Siamo intorno alle 3.500 cittadini assistiti a casa o perché positivi o perché contatti stretti di caso, e qui si svolge una parte consistente del lavoro dei nostri servizi sociali e della polizia locale che assiste i cittadini nel loro domicilio. A proposito di polizia locale, chiederei a Gianni Rossi di farci partire il filmato che, se non ho visto male, relativo a sabato, l'abbiamo visto, abbiamo visto i banchi del mercato inquadrati dal drone, ecco qua, questo è il drone che ha fatto il suo servizio su Parchi, come vedete qui ancora siamo come sempre in partenza, vi facciamo vedere il parco di Villa Severi, poi seguiranno, se non ricordo male, l'ho visto poco fa, il parco Pertini, poi ci sono gli altri parchi, qui vediamo il Prato, li vediamo tutti sostanzialmente vuoti, qualcuno che accompagna fuori il cane, ma poca presenza, devo dire, complessivamente. Quindi una città che ancora oggi riesce a mantenersi praticamente indenne rispetto al contagio e alla capacità di assembramento. Il lavoro della polizia locale poi ha portato anche a contestare vari tipi di multe, sono stati rilevati 4 incidenti stradali con feriti, 6 in totale, 4 scusatemi, con feriti e 6 senza feriti, controlli nelle varie piazze, qui vediamo il parco Pertini con poche persone a passeggio, vedo a coppie, quindi probabilmente familiari, una buona attività di supporto all'azienda per i tamponi con il sistema drive-thru, numero totale tamponi effettuati 534 e 151 controlli giornalieri domiciliari per il rispetto della quarantena. Ricordo che c'è anche questa operazione da fare. Ecco qui è quello a cui mi riferivo poc'anzi, è il nostro mercato, come vedete il mercato del sabato, che è relativamente ordinato, eh? I banchi sono separati, i cittadini non sono assembrati, quindi anche al mercato abbiamo avuto un esito direi assolutamente positivo. Stiamo arrivando alla parte terminale della nostra trasmissione, che ormai ha cadenza settimanale, visto che non c'è più l'urgenza di darvi il dato giornaliero dal momento che le cose stanno andando relativamente bene, e ho una domanda alla quale cercherò di dare una risposta il più completa possibile per quanto a mia conoscenza. Il commento del cittadino è: chi ha ricevuto le 2 dosi di vaccino come può ottenere il certificato di avvenuta vaccinazione? Quindi questo è il tema di come si può dimostrare che si è avuto il vaccino. Allora, non esiste ancora un certificato di avvenuta vaccinazione, non è stato messo in pista né dall'azienda né a livello regionale come certificato in senso stretto.
per cui anzitutto non va richiesto alcunché nel lab dove il soggetto è stato vaccinato. Come si può dimostrare allora che si è stati vaccinati allo stato attuale delle cose? Beh, la cosa migliore è che attraverso la propria tessera sanitaria si entri nel sito della regione e si vada a vedere il proprio fascicolo sanitario personale. Quindi introducendo i dati e il numero della tessera sanitaria si può accedere al servizio e alla sottoinsieme vaccinazioni. Entrando dentro il sistema vaccinazione si può rintracciare il proprio dato che ci dirà quando siamo stati vaccinati, la prima e la seconda volta, se si è fatto tutte e due le vaccinazioni, ma entrando dentro il nostro certificato avremo tutto il nostro storico, così come registrato dall'azienda, quindi con tutte le varie vaccinazioni che abbiamo fatto anche nel passato riguardo a vari tipi di antigeni di cui ci siamo dotati nel corso della nostra vita sanitaria, e lo possiamo scaricare e anche stampare relativamente alla avvenuta vaccinazione con uno dei vari vaccini disponibili per varie fasce di età. Attenzione, non è un certificato di avvenuta vaccinazione, è uno storico che voi potete usare per dimostrare, fino a prova contraria, che siete stati vaccinati, perché proviene dai file che vi riguardano dall'azienda. Un'altra cosa completamente diversa è quello che viene chiamato il certificato verde nazionale o Green Pass, e di cui si sente parlare ma che ancora al momento non ha avuto compiuta evoluzione. Sembra che avrà una validità di 9 mesi dopo la seconda dose di vaccino e di 6 mesi dall'avvenuta guarigione da Covid-19. Ma non abbiamo ancora notizia di quando sarà disponibile. Sembra che dovrebbe arrivare intorno a giugno, ma su questo non ci sono al momento ancora certezze dal punto di vista di una data entro la quale verranno emessi. Chi lo rilascia è il Servizio Sanitario Regionale di competenza. Invece, dopo la guarigione dal Covid, possono rilasciare il Green Pass la struttura ospedaliera che ha seguito il paziente o il medico di famiglia, il medico curante o il pediatra di riferimento. Altra cosa ancora è l'European Union Digital Covid Certificate, questo è un certificato, che è un'altra cosa ancora, che consentirà di viaggiare liberamente nell'ambito dell'Unione Europea. Se le ultime adempienze al Parlamento di Strasburgo e al Consiglio Europeo seguiranno il calendario prestabilito, dovrebbe essere attivo dal 1° di luglio e avrà una validità di 1 anno. Disponibile in formato cartaceo o digitale, attesterà che la persona è stata vaccinata contro il Covid con 2 dosi o 1 nel caso del vaccino Johnson & Johnson, oppure sia risultata negativa al tampone oppure guarita dal virus. Da porre l'attenzione sul fatto che questo Digital Covid Certificate non è un documento di viaggio, cioè non è che vi identifica come persone, quindi se vi chiedono di identificarvi ancora avete bisogno della carta d'identità o del passaporto. Questo è un certificato che, quando sarà disponibile, dimostrerà la vostra indennità rispetto al virus e la vostra pulizia, in quanto non siete portatori sani di virus e quindi vi potete muovere liberamente all'interno dell'Unione Europea. Con questo abbiamo finito, con qualche minuto di straforo. Vedo 19:15 in questo momento, ma vedo che il mio orologio segna un'ora leggermente diversa, sono 4 minuti in più, quindi c'è una distonia tra il mio orologio da polso e l'orologio dell'Apple. Probabilmente ha ragione l'orologio dell'Apple. Vi saluto con le solite raccomandazioni, che consistono in lavarsi le mani spesso o igienizzarle con i liquidi sanitari, che sempre ci accompagneranno anche nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Portiamo sempre la mascherina, maneggiandola sempre toccandola solo con gli elastici, è molto facile. E infine, come sempre, teniamoci lontani, almeno 1,80 m, manteniamo questa distanza l'uno dall'altro per evitare di infettarci con le particelle di saliva che emettiamo anche solo parlando. Stiamo lontani fisicamente e, come sempre, stiamo vicini col cuore e vedrete che ce la faremo.